benedetto tu sei, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti amiamo e ti ringraziamo. Benedetto tu sei, Signore, lode, lode e benedizione a te. In questo tempo un po' pazzerello, da 4 gradi, oggi 16 gradi, che ci godiamo tutti, anche questo sole dopo tutta questa pioggia, soprattutto per questi posti dove ci sono stati tanti danni, che ci sia modo un po' di sistemare le cose. Oggi facevo una riflessione su tutti questi influencer, questi nuovi mestieri che si sono inventati, ingegnosi peraltro, cioè fanno ciò che gli piace e lo vendono come un lavoro, dando, dando modo agli altri di fare la stessa cosa. E quando noi il Signore in Matteo 5, 13 e 16 ci dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Pazzescamente e quasi ironicamente, diciamo che queste persone si sono inventate un lavoro, e diventando ed essendo influencer, come si dicono loro, e paradossalmente per noi questo, scusate un momento un po' così, ok, paradossalmente per noi questo non è un lavoro, è un mandato, e noi cristiani che siamo quasi, cioè non siamo obbligati, ma siamo chiamati a lasciare risplendere la luce che Cristo mette dentro di noi nel mondo, quasi ci nascondiamo e ci mettiamo in un angolino credendo davvero che sia qualcosa che non vada bene. Cioè, per chi ha in mano un nulla, vende un nulla e si fa per un nulla, e chi ha in mano tutto, che siamo noi, perché abbiamo in mano, abbiamo nel cuore, abbiamo nei nostri geni, in ogni cosa, colui che ha fatto il cielo e la terra, il re dell'universo, colui che davvero, al quale ogni cosa è possibile, e tutto quanto quasi si nasconde. Cioè, noi siamo chiamati a essere luci, ad essere sale. Ed ecco che oggi davvero abbiamo desiderio, cioè proprio di comprendere la verità di questo mandato, di questa chiamata. E non lo facciamo certo per una gratificazione economica, ma lo facciamo certo per una gratificazione del cuore, perché è come quando Gesù dice: io non posso rinnegare la verità perché rinnegherei me stesso. Ecco, a un certo punto, quando noi arriviamo davvero a comprendere quella verità di Cristo che vive in noi, quando non la esprimiamo, non la lasciamo vivere attraverso di noi, non la lasciamo influenzare il mondo attraverso di noi, per usare il termine con il quale ho iniziato questo intervento, effettivamente noi non rendiamo a noi stessi ciò che siamo, la verità quantomeno di cui siamo, e quindi non rendiamo gloria a Dio. Cioè, noi possiamo influenzare questo mondo, cioè non solo dobbiamo, ma possiamo, cioè dentro di noi c'è proprio la potenza piena di tutto lo spirito, lo stesso spirito che aleggiava sulle acque e ha creato ogni cosa, lo stesso spirito che fa nuove tutte le cose, lo stesso Spirito Santo che guarisce, libera, lo stesso Spirito Santo che ha portato Gesù Cristo su questa terra, quello stesso spirito vive dentro di noi e può influenzare ogni persona che incontriamo. E invece a volte noi, sempre con quell'atteggiamento di coloro che sembrano sempre un pochino dimessi nella loro identità, quando incontriamo qualcuno quasi abbiamo a nasconderci, oppure quando arriva qualcuno malato dice: non ti bacio perché ti mischio l'influenza, ma vieni qui e baciami che io ti mischio Gesù che ti guarisce. Cioè, noi abbiamo quasi paura a far manifestare colui che vive dentro di noi. Cioè, invece che influenzare il mondo,
influencer del mondo, influencer per eccellenza, influencer a gloria di Dio, noi diventiamo quelli che vengono influenzati, non solo nell'influenza come malattia, ma condizionati da tutto ciò che arriva dal mondo. Cioè, la nostra posizione è una posizione a volte che non è la posizione corretta. Non può una luce essere messa sotto il moggio, ma deve essere posta sul lucerniere. Ecco, se Dio ti mette in alto perché tu possa illuminare gli altri, perché tu continui a nasconderti? Perché? Perché questo? Ed ecco che davvero oggi lasciamo che lo Spirito Santo ci porti in profondità su questa parola, su questa verità, e davvero cambi la nostra posizione in questo mondo. Ma non per metterci una posizione di superbia o di vanto, ma per metterci nella giusta posizione, la posizione nella quale tra l'altro non ci siamo posti noi, ma ci ha assolutamente posti Gesù. E quindi noi non possiamo rinnovare ciò che lui ha fatto di sé per noi, e ciò che lui ha fatto per noi davvero non possiamo rinnegarlo, perlomeno per noi che crediamo di aver compreso questa verità, di aver compreso questo dono straordinario. Lode al Signore per questo, gioia. Questa è la cosa bella, davvero lo Spirito Santo ci deve insegnare a comprendere perché noi possiamo essere ciò che realmente siamo e possiamo fare ciò che realmente dobbiamo fare, invece che essere in una posizione che poi ci facciamo influenzare dagli altri, siamo con la potenza che peraltro hanno le nostre parole capaci di influenzare le cose anche in modo negativo. Lode al Signore, cioè lode straordinaria al Signore per come ci fa comprendere le cose. Cioè si sono persino inventati un lavoro di influencer, e noi che davvero siamo la luce del mondo, il sale della terra, non riusciamo a manifestare davvero quella verità che vive in noi. E quindi lasciamo oggi che questa rivelazione piena arrivi dallo Spirito Santo, che davvero che ci spinga, che ci faccia venire fuori come un fiore che deve sbocciare. Un fiore che deve sbocciare, e quando poi è sbocciato non può più contenere il profumo che per natura è portato a condividere. E la stessa cosa vale per ognuno di noi. Quindi oggi lasciamoci davvero lo Spirito Santo mettere nella posizione che dobbiamo essere posti, illuminare la nostra famiglia, illuminare il nostro posto di lavoro, illuminare il nostro palazzo dove abitiamo, la città dove siamo collocati, la regione, la nazione, e così via 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 il mondo intero. Davvero a noi sembra che noi possiamo fare piccole cose, invece davvero in questi momenti ci rendiamo conto come in Cristo possiamo fare cose enormi nel nome di Gesù. Buona giornata a tutti, buona giornata davvero, lasciatevi condurre nello spirito dove siete, influenzate, tutti quelli che trovate, influenzateli di bene, d'amore, di pace, di gioia, di pazienza, di benevolenza, di mitezza, di dominio di sé, di tutto ciò che sono i frutti dello spirito che devono traboccare da ognuno di noi. Lode al Signore che ce ne darà il coraggio, la forza, anche se in questo momento noi avremo voglia di essere consolati, davvero che questo spirito ci riempia di consolazione, questa consolazione possa traboccare. Se abbiamo bisogno di essere guariti, lasciamo che il Signore trabocchi in noi per poi traboccare come un fiume, riversi tutto in questa realtà, trasformandola nel nome di Gesù. Una buona giornata a tutti, tante benedizioni, godiamoci questo sole, una preghiera per tutte quelle situazioni, quelle realtà che sono state danneggiate dall'alluvione, per tutto quello che c'è, che in questo mondo ancora ha bisogno del tocco del Signore, e noi non dimentichiamoci di fare la nostra parte, nel nome di Gesù. Buona giornata, lode, lode, benedizioni a te sempre, eternamente, per ciò che ci fa, e per ciò che sei, per ciò che ci fai essere in te, per ciò che davvero, per come trasformi la nostra vita e per come la rendi bella e straordinaria. Lode e benedizioni a te.